Geraldina, al di là della tua prova che è stata maiuscola, tanto che sei stata nominata la migliore in campo, c'è stata una grande prova di squadra, segno che avrete preparato benissimo questa partita. Sì, questa settimana abbiamo preparato la partita comunque molto bene e siamo riuscite in allenamento a ricreare quello che poi sarebbe stato comunque il gioco di oggi e eravamo preparate, quindi abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissate. È stato interessante notare questa sera come non ci sia stato nessun calo di tensione, perché altre volte ciò era accaduto, invece sul 2-0, che era importante partire benissimo, c'è stata una tenuta a livello oltre che fisico anche mentale per il 3-0 finale. Io. Sì, devo dire che questa partita comunque è stata più continua rispetto alle ultime, dove comunque c'era abbastanza differenza e quindi siamo state brave a mantenere sempre la concentrazione e a non mollare mai, insomma. Geraldina, potremmo coniare per te questa sera il detto che dice che il pianeta Terra per 2/3 è coperto dal mare, per l'altro terzo è coperto dall'Aquiligotti? No, un po' troppo, dai. Vabbè, ho fatto quello che dovevo fare, basta. Modesta. Giulia, ho notato che siamo stati devastanti sia al muro sia al servizio, evidentemente due fondamentali su cui avete lavorato parecchio. Sì, indubbiamente, noi devo dire lavoriamo sempre in generale su tutto, la squadra ovviamente adesso sta prendendo ritmo, ci stiamo conoscendo, tutti i meccanismi si stanno incastrando e quindi ovviamente tutto risulta più fluido e anche più bello agli occhi della gente, insomma. Questa era la prima di un trittico di partite molto difficili, perché bisognava affrontare le tre squadre campane. La prima è andata bene, adesso testa alla prossima partita che è l'ultima prima della sosta contro la Fiamma Torrese fuori casa. Sì, Fiamma Torrese indubbiamente ha tirato fuori dei bei risultati dall'inizio, quindi ci dobbiamo preparare bene perché sappiamo che comunque giocano una buona pallavolo lì e quindi vedremo in terra campana. Concludiamo con Giulia, in sintesi secondo te in che cosa, per quale motivo diciamo questa sera Amando ha vinto contro Benevento, in cosa è stato superiore? Sicuramente nel carattere, abbiamo insomma dimostrato che siamo una squadra che sa giocare a pallavolo, come abbiamo detto prima non abbiamo mollato e siamo state sempre presenti su tutti i palloni e quindi voglio dire, secondo me questa sera ha vinto sicuramente la tenacia e il carattere di questa squadra. Grazie.